Vi voglio raccontare la mia storia. Anzi, la loro storia. Oddio, un po' anche la vostra storia. Questa storia comincia con una foto. In bianco e nero. Sapete una di quelle foto che stanno nelle cornici d'argento? Ecco, quella foto sta in quella cornice e in quella camera. Lei, vestita da sposa. Vestito da sposa bianco. Sì, anche perché la foto era bianco e nero, quindi mi immagino fosse bianco. Comunque bella, radiosa, giovane. Assomigliava un po' a quell'attrice di Colazione da Tiffany. Cioè no, Mike Redburn! Sì, invece! E lui? Lui alto, anche lui giovane, bello. Lui invece era un misto tra Gary Cooper e Marcello Mastroianni. Signora, lo conosceva Mastroianni. Ecco, lui anche lui vestito da sposo, con un sorriso simpatico e un malavoglioso. Com'era bello! Si vedeva, erano giovani, innamorati, una coppia di sposi bellissima. Sono gli anni 60! JFK diventa il 35esimo presidente degli Stati Uniti! Sono gli anni dei Beatles e del rock and roll! Mary Ford inventa la minigun! Sì, però sono anche gli anni della guerra in Vietnam e del muro di Berlino. Però anche quelli di Martin Luther King, Ah, aspetta, è la primavera di Praga dove la viviamo? Sono gli anni del movimento hippie, dei figli dei fiori. E Neil Armstrong muove i primi passi sulla luna. Sì, grazie, grazie, grazie. Però in Italia, negli anni 60, sono gli anni del ballone, del mattone, della brillantina, del twist, Titarella di luna, e del boom economico. E loro ci sono, insieme, la casa da mettere a posto, i progetti della famiglia. Facciamo dei figli, le cose normali di una coppia speciale. Poi arrivano gli anni 70. Si sciolgono i Beatles! Sì, no, sono con te, però devo sapere cosa è successo in Italia. Ok, d'accordo. In Italia, in Italia... Si firma lo statuto dei lavoratori! Aspetta, aspetta, aspetta! È anche il momento del compromesso storico tra Berlinguer ed Aldo Moro. E del referendum sul divorzio. Sì, no, perché ma stasera si parla dell'amore, del divorzio... Vabbè, allora parliamo delle rivolte studentesche, ci sono anche quelle! Eletto presidente della Repubblica. Sono gli anni duri del terrorismo. Le Brigate Rosse sequestrano e uccidono Aldo Moro. E la mafia elimina Peppino il passato. Ok, però scusate, così mi state togliendo tutta la poesia della pistola d'amore. Sono d'accordo con voi, gli anni 70 non sono anni facili, ma loro ci sono insieme, nella vita di tutti i giorni. Nel frattempo sono nate anche due figlie bellissime. E c'è anche qualche debituccio, ma si va avanti come deve essere. Sono gli anni 80. Iniziano le trasmissioni di Canale 5. Berlusconi fa il suo ingresso in scena. Gabriele, una serata così stupenda e te parli di Berlusconi. Ma no, allora pensiamo che l'Italia vince il campionato del mondo di calcio battendo la Germania 3-1. E le ricordo le tre cappine. Ma sono avanti gli anni della lotta alla mafia. Tommaso Buscetta è il primo super pentito. Inizia così il primo maxi processo. Sì, sono gli anni di grazia. E di Chernobyl con le sue radiazioni nucleari. Esatto, ma poi solo di spighe sapete fare male, ma non è. Crolla il muro di Berlino. Sono anche gli anni delle prime popstar. Michael Jackson. Ma non sei Madonna! Oh Madonna, Madonna, sembra più un bollettino di guerra. Lei lavora e fa la mamma in un modo meraviglioso. Lui lavora e fa anche lui il babbo un po' male. Intanto le figlie crescono e cresce anche qualche debituccio, eh? Anni 90. Nelson Mandela vince le elezioni in Sudafrica. Nasce l'Emergency! Ma scusa, questo toccava a me. Questo qua non ci paga, no? Abbiamo una famiglia da mantenere. C'è lui lavoro! Siamo a poco, scusa! Terremoto nella politica italiana, eh? E Berlusconi in capo del governo! Sì, diciamo per un annetto, prove di trasmissione, Parliamo di Hollywood, il Titanic affonda il cielo, pioggia di Oscar. Sì, le prendono tutti gli Oscar, tranne di Caprio, però quest'anno... Guarda,
la Padania si dichiara indipendente. Sì. Noi ce l'abbiamo duro! No! Dai, lei! No, ma scusa, ma sto parlando di amore, è una bella così, e tu che mi dico no! Hai ragione, sei eccessivo, scusa. Vanta, sapete che succede ai nostri due? Diventano nonni! Ah, un'altra cosa bellissima da condividere! Un altro tipo di amore! O forse lo stesso, visto da una saggezza diversa. E oggi, dopo 50 anni, il boom di internet, del cellulare, di Berlusconi e di Renzi, le rughe e tanti cambi, signori miei, quella foto, neanche vero, è ancora là, in quella bella cornice, su quel comodino, e quando entro in quella camera e io la guardo, beh, mi viene in mente che grazie a quell'amore se io oggi sono qua. Bene.